Una volta lanciato il software autore Olibord, mi ritrovo quindi con questa pagina bianca che corrisponde allo strumento per creare presentazioni, diciamo il software tipo PowerPoint autore Olibord. Mi trovo una serie di menu a tendina, quindi file con i soliti comandi nuovo, apri, salva, salva con nome, ci stiamo riferendo ai documenti, impostazione per il salvataggio automatico, stampa, importante questo, esporta come immagine, esporta come pagina web, quindi in formato HTML, o esporta come risorsa in un formato autore di Olibord che viene gestito come risorsa, un po' come se dovessimo creare un template interno da salvare in una cartella del nostro computer, magari quella specifica per le risorse di Olibord. Poi abbiamo al solito modifica con annulla, ripristina, taglia, copia, incolla, eccetera, cancella pagina, pagina corrente, visualizza con l'anteprima pagina, la riproduzione delle pagine, delle opzioni relative alla barra degli strumenti e uno zoom per la visualizzazione. Poi abbiamo inserisci per inserire delle pagine, prima, dopo o alla fine del documento su cui stiamo lavorando. Abbiamo la possibilità di clonare la pagina che abbiamo appena creato, possiamo inserire dei supporti da galleria o da file o da scanner videocamera o dei modelli o un collegamento ipertestuale. Poi abbiamo formato, dove possiamo gestire questi comandi: argomento pagina, griglia pagina, colore sfondo, disegna con le modalità di disegno che ritroviamo anche come altri comandi nella barra con le icone che vedremo tra un po'. E qui abbiamo la penna normale, la penna trasparente, cioè l'evidenziatore, dei comandi per penna punto pennello, penna piatta, penna artistica con effetto trama, possiamo inserire dei timbri, la gomma per cancellare, gli strumenti di riconoscimento, possiamo impostare se vogliamo il riconoscimento della scrittura a mano libera o il riconoscimento delle figure geometriche. Poi abbiamo la linea retta di cui possiamo scegliere, per la quale possiamo scegliere il tipo del tratto e possiamo scegliere anche se vogliamo una freccia o un punto come inizio o come fine della linea. Poi le figure geometriche, opzioni di riempimento, il gratta e vinci e l'inserimento del testo. Poi abbiamo strumento, la voce strumento, abbiamo questi comandi, oscura schermo, e oscura schermo mi fa comparire una tendina mobile ridimensionabile che può oscurare del tutto in parte lo schermo del desktop del mio computer, ovvero della LIM in classe. Ho sposta pagina, lente di ingrandimento, il riflettore per evidenziare solo una parte della mia pagina, il riflettore è mobile quindi posso spostarlo nella pagina, la videocamera per prendere delle fotografie di quello che sto facendo, la tastiera per digitare dei testi, la calcolatrice, l'orologio digitale, il goniometro, il righello, il compasso, la squadra. Tra gli strumenti qui potete vedere anche Google Art, che non trovate nel vostro software di default, è uno strumento esterno che ho inserito cliccando sul comando gestione strumenti esterni. Cliccando su gestione strumenti esterni potete aggiungere uno strumento, potete aggiungerlo cercandolo, sfogliando il vostro computer. Quindi una volta individuato lo strumento potete inserirlo. Uno strumento esterno può essere Word, ad esempio, per digitare testi, può essere Internet Explorer, può essere addirittura il software autore di un'altra lavagna, può essere
il comando per utilizzare la webcam del vostro computer. Una volta che avrete scelto lo strumento esterno, cliccando su OK, poi vi ritroverete elencato lo strumento esterno in questo elenco e lo ritroverete nell'elenco degli strumenti. Cosa significa ritrovarselo nell'elenco degli strumenti? Lo strumento non viene incorporato nel software di presentazione Holy Board, cioè non lo trovate embeddato nella vostra pagina come fosse un'applicazione, un'apps o un widget. Semplicemente ce l'avete elencato tra gli strumenti, che può essere una cosa utile per gestire quegli strumenti di più frequente utilizzo, quindi ce l'avete tra i vostri comandi e non sarà necessario ridurre a icona la pagina dello strumento di presentazione Holy Board per andarlo a cercare. Altri comandi della barra del software Holy Board sono i comandi di rete. È possibile creare un server o connettersi a un server, questo per un utilizzo avanzato in rete del nostro computer, della nostra LIM. Gli skin, molto semplicemente, se vogliamo colorare in un modo o nell'altro le icone che ci compaiono all'apertura del software, e abbiamo poi una guida dove troviamo un manuale abbastanza particolareggiato con tutte le operazioni che possiamo fare con questo software. Può darsi che questo software non sia il più avanzato tra quelli disponibili al momento sul mercato, ma è un software interessante soprattutto per la facilità, tutto sommato, nell'uso, e questa caratteristica lo rende un prodotto molto interessante per le nostre scuole.